La gara più importante della stagione, l'Agropoli perde 1-0 in casa nel derby con la Gelbison e ora si fa concreta l'ipotesi dei play-out. La partita inizia con la coreografia dei tifosi sugli spalti, ottava meraviglia, recita uno striscione con sopra la foto del centro storico di Agropoli. Al secondo minuto c'è già un'occasione per l'Agropoli, tiro di Sosero dal limite, il portiere Spicuzza respinge con i pugni. Al quinto ci prova Ruggeri invece con una punizione dai 30 metri, anche in questo caso è bravo Spicuzza. L'Agropoli parte bene, la Gelbison si limita a fare da spettatrice e a ripartire in contropiede. Al ventesimo è ancora Spicuzza che respinge un colpo di testa su corner di Montano. Al ventottesimo si vede avanti la Gelbison, una ripartenza di Sene che però non riesce a far meglio di questa conclusione. Al trentottesimo ancora l'Agropoli, Capozzolo prova la conclusione sul suggerimento di Ottonello, palla troppo centrale. In finale di primo tempo ancora delle occasioni per l'Agropoli, al 41esimo testa di Landolfi su calcio d'angolo, palla che sfiora il palo e va fuori di pochissimo, poi allo scadere clamorosa occasione fallita da Ragusta che di testa colpisce davvero da pochissima distanza e anche in questo caso la palla finisce fuori. Nel secondo tempo il copione della gara non cambia, Agropoli sempre avanti ma troppo sprecona. Al decimo tiro di Montano dal limite, la palla sfiora il palo e va fuori, un istante dopo conclusione di Capozzolo, anche questa respinta. Al 32esimo una serie di occasioni sprecate dall'Agropoli, prima su tiro di Formidabile, poi Mascolo, guardate cosa sbaglia a porta vuota, infine Pascuccio rischia l'autogol su cross di Capozzolo, palla che finisce sulla traversa. Al 35esimo ancora Agropoli, punizione di Montano, palla che finisce in angolo dal corner, Formidabile, pallone fuori. L'Agropoli non riesce ad essere cinica sotto porta, continua a fallire una serie di occasioni da gol e la Gelbison ne approfitta. In contropiede il pallone arriva a Sene al 41esimo, l'attaccante della formazione di Vallo della Lucania non può far altro, porta vuota, che appoggiare il pallone in rete. 1-0, non esulta in maniera convinta Sene mentre i calciatori dell'Agropoli si disperano per il passivo di 1-0 e al 43esimo c'è anche un'espulsione, Capozzolo viene mandato fuori dal direttore di gara e i Delfini restano in 10. Forcing finale dell'Agropoli, Montano al 45esimo ci prova, Spicuzza risponde, al 46esimo invece è Ragusta che colpisce il palo, poi ci prova Margiotta su cross di Mascolo ma la palla arriva alle stelle e questa è l'ultima occasione. La gara finisce 1-0 per la Gelbison, i Delfini speravano di conquistare i 3 punti per ottenere la matematica salvezza, invece il discorso ora è rimandato alla gara di San Biase. Nel finale si accende un parapiglia tra i calciatori in campo e successivamente invece sono i tifosi a contestare la squadra, attesa fuori dal campo dai tifosi che speravano in un risultato diverso e in un impegno maggiore. Grazie alle prodezze di soprattutto del vostro portiere di Spicuzza che ha parato l'impossibile. Però c'è anche qualche demerito nostro, perché quando capitano quelle 6-7 palle gol bisogna assolutamente superare. Questo è l'appunto che faccio alla mia squadra, insomma, anche se devo dire che hanno dato tutto e sicuramente meritavamo qualcosa in più. Mister, quanto pesa l'assenza di Mallardo? Ma è innegabile che pesa molto, noi abbiamo perso il nostro uomo che è, di punta, che in quel momento stava vivendo un momento molto ma molto favorevole. È chiaro che mancando Mallardo noi abbiamo perso un punto di riferimento importante, pesa moltissimo. Domenica si va a San Biase, un'altra dentro fuori. Un'altra dentro fuori, però cercheremo adesso di ricompattare, soprattutto di ricompattare dal punto di vista psicologico, perché la squadra sicuramente con questa sconfitta insomma ne esce da questo punto di vista, ne esce un po' malconcia, però cercheremo un pochettino di riprenderla sotto questo aspetto e preparare la partita, perché potremmo anche vincere a San Biase e salvarci. Mister, il calcio deve essere un altro spettacolo, non quei pochi ma brutti momenti di tensione che abbiamo visto al termine della gara.
Beh, è chiaro che quando ci sono queste situazioni un po' si trascende, insomma, però l'importante è che adesso è ritornata la calma e quindi è ritornato in normale, però bisogna anche capire. Allora, lo dico apertamente, il calcio è una vita che sono nel calcio, il calcio mi ha insegnato tante cose, probabilmente dico questo, che c'è gente che sa vivere nel calcio, mentre probabilmente quelli dell'Agropoli sono delle persone molto ma molto serie. Mister, una domanda, lei pensa che questo finale di campionato possa essere falsato in qualche modo da questo noto che vince tutto, vince ovunque, vince a Vallo, vince in qualsiasi parte, insomma, del girone? Insomma, qualche dubbio può venire sulle motivazioni di qualche squadra in questo finale di campionato? È normale che su tutti gli stadi adesso si vedono dei risultati incredibili, quindi che sfuggono anche a qualsiasi logica, però prima di così di dare sentenze c'è bisogno comunque di avere delle certezze, insomma, se non si hanno meglio non alimentare polemiche. Evidentemente, Presidente, la vittoria con il Noto ha fatto bene, perché poi la Gelbison è arrivata con un altro spirito qui ad Agropoli. Non so se sta insinuando qualcosa, ma sinceramente noi con il Noto la partita l'abbiamo giocata, e se lei va a rivedere le immagini può anche vedere una squadra penalizzata dall'arbitraggio, un gol, le assicuro, ero in linea con il mio calciatore, non c'era il fuorigioco sul gol di Pascuccio, rigore sostenè nettissimo. Mi dispiace che pensiate questo, tra l'altro io avevo chiesto il sabato alla squadra che ci tenevo all'incontro e di vincere la partita. Poi, se lei ha visto un'altra partita e pensa che la nostra squadra abbia fatto qualcosa di... Io ho notato soltanto la reazione dopo la sconfitta, infatti quella era la domanda. Vi assicuro che è successo peggio di qui dopo la partita. Non c'era lì in campo, ma le assicuro che dopo è successo peggio di quello che è successo qui. Questa è dimostrazione che siano i dirigenti che la squadra tenevamo a vincere la partita, anche perché io le avevo chiesto e le assicuro, proprio per evitare spiacevoli, imbarazzanti situazioni come oggi, perché noi avevo detto alla squadra che ci tenevo in quel momento a fare risultato con il Noto, perché poi si sarebbero le cose affrontate in modo diverso. Mi dispiace che pensiate questo, ma io su quelle che è la mia squadra e l'impegno che ha messo, io ci metto a mano sul fuoco. Poi se la società, se la squadra ci prende in giro, una dirigenza, non credo, questo lo aspetto a giudicatelo voi. Secondo me la squadra Noto con il Noto l'è giocata, ripeto, si guardi l'immagine. Oggi purtroppo, che ci creda o no, dispiace la situazione, dispiace, che ci credate o no, nel calcio è questo, cioè, perdonatemi, non so, sono in imbarazzo, perché tra l'altro sono tutti cari amici, cioè io non so che dirvi, cioè, e ancora insistono col Noto, a me dispiace, ricordatevi la partita, cioè io sono in imbarazzo, vedi, sono veramente fortemente in imbarazzo, a me dispiace per Domenico Cerruti, per Gianluigi, per Franco, per la squadra, figurati se volevamo noi venire qui alla partita, l'avete vista, ricordatevi la partita e giudicate anche voi se abbiamo sbagliato in qualcosa, cioè, voglio dire, non lo so, io non so che dire.